Bosco circolare. È un bel bosco abitato da piccoli animali e da alberi con la chioma di forma rotonda. A capo di questo bosco c'è il possente albero sacro, protetto dall'astuta volpe guardiana. Chi entra è obbligato a rispettare le regole. Onorare l'albero sacro. Non fumare. Non assumere atteggiamenti irrispettosi. Nel caso non si seguano queste leggi, la volpe guardiana imprigionerà i trasgressori tra i rami intricati dell'albero sacro. Il bosco arricciato e disordinato. Abbiamo rappresentato un bosco strano, davvero bizzarro, che è stracolmo di alberi e animato da innumerevoli e insoliti abitanti. Nel bosco risiedono orsi, pipistrelli, lupi, rapaci, scoiattoli e uccellini, che per ottenere del cibo a volte lottano tra di loro. Ci sono momenti in cui però si riuniscono amichevolmente intorno al fuoco per divertirsi insieme. Il bosco fitto, denso e buio. Il nostro bosco è composto da file orizzontali di alberi, controllati dall'oscurità. Subentrata a cose di un perfido mago che ha reso l'ambiente tenebroso e inquietante. Ogni volta che nasce un albero, viene incantato dall'oscurità. Diventato grande, si stacca un pezzo di corteccia, se ne forma uno nuovo e man mano il bosco diventa sempre più fitto, buio, assolutamente impenetrabile. L'unica cosa che può sconfiggere le tenebre è la luce insidiosa della luna. Il bosco lineare. Il bosco lineare, come l'abbiamo immaginato noi, è composto da alberi spigolosi disposti in file, situati su una montagna soleggiata, rigogliosa di colori, frutti squisiti e animali divertenti. Chiunque entri nel bosco diventa squadrato. Si mimetizza con il tema del bosco e comincia la sua vita all'interno di esso. Il bosco con gli alberi in su e in giù. I nostri boschi rappresentano mondi paralleli, del giorno e della notte, dominati da alberi pacifici e fatati. Strambi animati, a volte sono scioccherelli, altre volte pazzerelli. Sanno essere furbi e astuti, ma nei modi dovuti. Chi vi abita ha sempre un gran mal di testa e pensa sia in ogni momento festa. Ciao, ciao! Il bosco cittadino con alberi sulle automobili. Agli umani piaceva molto piantare alberi. Ma gli alberi si arrabbiarono. Perché trattati con superficialità, decisero quindi di cacciare gli umani dalla città, crescendo sulle automobili e facendoli scappare. Così nacque Vegetown. Il bosco sulle nuvole. Abbiamo immaginato un bosco sulle nuvole con un arcobaleno di tutti i colori, che risplende sugli alberi rendendoli lucenti e variopinti. Gli alberi del nostro cielo possono essere appuntiti, all'ingiù, intrecciati, natalizi e animati, ed un folletto si prende cura di loro. Il bosco sottomarino. Il nostro bosco sottomarino è molto bizzarro. Ci sono alberi che fluttuano, alberi con gli occhiali e alberi viola. Dentro questi alberi ci vivono tanti animali. Ci sono alberi cappelluti e un po' pazzerelli. Il nostro bosco è davvero imprevedibile.